nostro ospite del Galà del Calcio Salernitano, ma soprattutto il nostro grandissimo amico Luca Orlando. Ciao, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Luca, allora, come hai visto la presentazione di Mister Ventura? Ma oggi l'ho seguita attentamente perché è una persona che non conosco, ma un allenatore che stimo. E ha sempre fatto bene nel corso della sua carriera. Oggi lo ha detto, comunque 34 anni di calcio non possono essere cancellati da due partite negative. E naturalmente chi ricorda le ultime due partite magari lo ha accettato con un po' di scetticismo questo suo arrivo a Salerno, però comunque nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato con i risultati a Torino, soprattutto comunque in Europa League e vittorie di campionato in Serie B, comunque Cagliari, Bari, a Pisa ha divertito. È un allenatore che abbina comunque il grande gioco, una grande filosofia comunque calcistica e soprattutto arriva con una voglia di rivalsa. Come ha detto stesso lui, poteva star benissimo a casa, invece a 72 anni ha deciso comunque di mettersi in gioco e di ripartire alla grande. Mister Venturi che ha detto che molto probabilmente giocherà con un 3-5-2, secondo te, tu che di calcio ne capisci più di tutti, gli uomini in organico possono rivelarsi utili al 3-5-2? Ma io naturalmente in base ai giocatori che ci sono della passata stagione si deve rivedere e vedere chi rimane della scorsa stagione. Due acquisti, se così saranno, Maestro e Firenze, per me magari non sono nomi altisonanti, ma secondo me sono due calciatori di indubbia qualità e Maestro ha fatto benissimo in 17 regioni della Fiorentina, e Firenze ha fatto bene soprattutto sotto la guida di Grassadonia, che lo ha poi dato il grande exploit l'ultima stagione a Crotone. E quindi, come ha detto stesso Lotito, è Ventura ripartire da giocatori che hanno qualità e si vogliono confermare a Salerno. Luca, quinta edizione del Gala del Calcio Salernitano, cosa ne pensi di questa location, questa volta diversa dalle solite, e soprattutto come può appunto questa manifestazione magari creare anche importanza ai campionati cosiddetti inferiori? Ma nel corso delle passate stagioni sono stato invitato, però purtroppo non sono potuto essere. Quest'anno mi ha fatto molto piacere, sia perché è un evento importante per il calcio della provincia di Salerno, e dove innanzitutto ho ritrovato tantissime ex ragazzi con cui ho giocato insieme nel settore giovanile della Salernitana, o nel corso della mia carriera magari poi loro non hanno o hanno trovato una dimensione per loro accettabile, perché poi a volte le scelte sono personali e ricadono anche su scelte proprio di moglie e bambini, e quindi però mi ha fatto molto piacere essere qui, premiare tanti ragazzi, e magari proprio da qui tanti ragazzi avranno il salto di qualità per la Serie D o per il calcio professionistico. Ultima domanda, siamo ovviamente in clima calciomercato, cosa ci puoi dire su un futuro di Luca Orlando? Sicuramente ripartire alla grande dopo purtroppo la passata stagione in cui c'è stato il fallimento del Matera e poi non ho accettato alcun progetto perché magari non mi entusiasmava. Ora voglio ripartire alla grande, mi sono allenato questi mesi e proprio per trovare qualcosa di buono, penso, spero nell'arco di 10-15 giorni di trovare un'ottima soluzione e ripartire alla grande. Grazie mille Luca. Grazie a voi, buonasera.